Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Nella seconda parte della trasmissione sapete che stavo leggendo Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, e invece come ogni tanto faccio, sospendo Tommaso Didimo, l'ultimo stregone pagano, per fare delle cose diverse, nuove oppure estemporanee oppure che sono importanti da fare in quel momento. Nella trasmissione di questa sera io voglio parlare della festa di Beltane tenuta a Jesolo il 30 aprile e il 1 maggio del 2000. Allora, io purtroppo la festa l'avevo fatta lunedì. Martedì ho dovuto venire qua in radio, pensavo ci fosse l'assemblea, invece è stata rimandata probabilmente a martedì prossimo, anche se non so se riuscirò ad esserci martedì prossimo, farò il possibile, vediamo quello che riesco a fare. Praticamente non ho avuto tempo, se non ieri pomeriggio, un paio d'ore per buttare giù quello che dovevo scrivere del risultato della festa di Beltane. Naturalmente lo scritto non è che esaurisce tutto, però mi interessa dare agli spettatori cosa è successo durante quella festa e in particolare durante il rito del fuoco. Naturalmente questo pezzo io lo sto preparando non solo per esporre il concetto, quello che è successo alla festa di Beltane a Radio Gamma, ma voglio anche prepararlo a livello più ampio, proprio per far comprendere a tutti i pagani il concetto di costruzione di dei, cioè il concetto di costruire il Dio, costruire gli dei. E questo pezzo che verrà migliorato, verrà sistemato un po', verrà messo anche su internet, sulla Federazione Pagana. Naturalmente sarà messo fra 15-20 giorni, non so esattamente quando. Bene, come sapete, vi ha detto Francesco oggi pomeriggio, la festa di Beltane doveva cominciare alle ore 14 con un cerchio di presentazione. È invece cominciato un po' prima perché le persone sono presentate abbastanza presto. Per cui tanto c'è stato sia un cerchio di presentazione che si è fatto praticamente a pranzo, c'è stata la collocazione delle tende e nel primo pomeriggio c'è stata la danza del Natarai, che è una danza spontanea, un cerchio di danza, insomma. Naturalmente alcuni di noi non hanno partecipato perché non ritenevano di dover partecipare. C'è stata poi la cena e poi c'è stata l'accensione dei fuochi, preparazione, nel frattempo è stata la preparazione dei terreni e l'accensione dei due fuochi e del falò che ha seguito e le libere improvvisazioni individuali di gruppo, che in realtà non erano altro che la relazione che i partecipanti a Beltane hanno fatto in relazione al fuoco. Dopodiché ha proseguito il giorno dopo, ma questo non mi interessa in realtà. Mi interessa questo aspetto specifico, mi interessa la preparazione, la purificazione del fuoco e ciò che è successo nel falò. Ed è quello che vi vengo a leggere. Tenete presente che la costruzione è stata fatta come uno scritto che verrà pubblicato su internet a suo tempo. Ed è quello che io ho visto, questo intendo sottolinearlo. Il giorno 30 aprile 2000 ho contribuito all'organizzazione della festa celebrazione di Beltane o Calen di Maggio a Jesolo in provincia di Venezia. La celebrazione ha seguito il calendario imposto da un gruppo pagano vicino a noi, ma con forte ma con proprie specificità. Il gruppo era quello di Sacre Radici. Per questioni di relazione fra soggettività e il mio modo di percepire il mondo, mi sono messo al servizio dell'organizzazione, ma mi sono astenuto, non ho voluto partecipare a due aspetti della cerimonia rituale. Il primo era quello della danza spontanea, il secondo era la celebrazione dell'albero di maggio con relativa danza e rappresentazione. Perché non ho voluto partecipare a queste due fasi? Prima di tutto perché ritengo che la danza a livello magico sia una condizione continua, cioè o uno pratica continuamente la danza attraverso la magia, oppure è inutile che si inventi una danza estemporanea. E lo stesso vale per l'albero di maggio, cioè l'albero di maggio è una festa, è una celebrazione festante che si faceva nei paesi anche per celebrare la libertà e che è diventata, per esempio, si è trasformato l'albero di maggio in l'albero della cuccagna, cioè erano rappresentazioni festose, rappresentazioni gioiose dove la magia ha rappresentazioni diverse da quella che vivo io.
partecipavo però al passaggio fra i fuochi e alla rappresentazione del fuoco che ebbe luogo la sera del 30 aprile. Nel passaggio fra i fuochi ogni partecipante lascia o intendeva lasciare le cose che vuole abbandonare. Il rito del fuoco è un rito di purificazione soggettiva. Il passaggio del fuoco era vissuto come una lustrazione dell'energia nel momento in cui si va ad affrontare la primavera. I canti, i suoni e i silenzi attorno al fuoco erano la manifestazione degli intenti soggettivi dei singoli individui. Questo è ciò che vi voglio raccontare. Il fuoco fu acceso in due piccoli falò, fra i quali passavano le persone che gettavano quanto volevano abbandonare. Abbandonavano cose che non gradivano, problemi, preoccupazioni e molte altre cose. Ci fu un solo partecipante che ad alta voce affermò di non aver nulla da abbandonare. Fu il momento in cui iniziarono i passaggi fra i fuochi che ebbi l'inizio dell'intuizione. Stavamo imitando i falò del Novruz, l'anno nuovo che inizia con la fine dell'inverno e l'inizio della primavera, in Iran questo. Perché i falò iraniani della Karshansuri, cioè la festa dei falò praticamente, hanno attirato la mia intuizione e non i falò per esempio di Florali a Cane di Maggio Beltane. Perché il falò di Jesolo era uguale ai falò di Novruz. Cosa significa era uguale? Significa che quanto stava formandosi nel falò di Jesolo era quanto si formava nei falò di Novruz. Floralia, Calendimaggio e Beltane sono nomi che ricordano feste e cerimonie proprie di culture diverse dalla nostra. Giungevano intenti diversi, ricordi diversi e diverse erano le aspettative. Questo non significa che da quel falò non uscissero quanto uscì dal falò di Jesolo. Significa che quanto è uscito da quei falò ha seguito vie di trasformazioni diverse dalle vie che può seguire quanto uscì dal falò di Jesolo. Significa che la via che segue quanto è uscito dal falò di Jesolo è la stessa via o una via parallela di quanto esce dai falò di Novruz. Ah, scusate le pronunce. Prima di raccontare cosa è uscito dal falò di Jesolo, è necessario riprendere in mano il pensiero pagano, come lo abbiamo espresso in questi anni. Nella conferenza base, paganesimo, politeista e stregoneria come religione di liberazione umana dall'orrore cristiano, al primo punto del primo capitolo, intitolato La creazione del paganesimo politeista, scrivevamo: quando, attraverso vari motivi, una concentrazione di energia vitale diventa cosciente di sé, alla necessità di cui è formata si aggiunge la sua volontà. Questa coscienza diventa fato e in quanto divinità, nella specificità del proprio divenuto, esercita la propria volontà per scegliere i propri adattamenti e svilupparsi, mutamento dopo mutamento, per diventare eterna. Nella stessa conferenza, nell'ultimo capitolo, intitolato Il paganesimo politeista come religione, esponemmo questo enunciato. Il paganesimo considera che ogni volta che un essere concentra la propria attenzione per soddisfare un proprio bisogno, relazionandosi con altri esseri con necessità simili, costruisce un centro di energia vitale che, qualora diventi sufficientemente forte attraverso la relazione con altri esseri che esprimono uguali bisogni, acquista coscienza di sé e inizia un cammino che, attraverso l'esercizio della propria volontà e le proprie determinazioni, tende a perpetuarsi lungo una propria sequenza di mutamenti, tentando di diventare eterno. A questo proposito ho scritto nel Sentiero d'Oro, a proposito di Giuturna e Ferentina, cioè due divinità romana. Giuturna, Ferentina era una divinità fondamentale di quella che fu la Lega Latina mentre combatteva Roma. Giuturna è la coscienza di sé formatasi attorno ad una sorgente. Sono tutte e due ninfe queste. Una coscienza dapprima limitata alla sorgente e ai suoi frequentatori, poi estesa dai veggenti per riunire più popoli. Questa operazione è stata fatta anche per altre coscienze di sé, come Ferentina. Una fonte è un centro su cui convogliano linee di tensione d'energia vitale della fonte stessa e degli esseri che vivono attorno. Quando gli esseri umani si stabiliscono attorno ad una fonte, si relazionano con questa. Non solo attingono l'acqua, ma la curano, venerano e ascoltano il rumore delle acque. Questo fare convoglia sulla fonte le linee di tensione e l'energia vitale degli esseri umani sulla fonte.
E a proposito di fornace, scrisse ancora: fornace è la trasformazione prodotta dal fuoco per soddisfare i bisogni umani. Il forno garantisce il cibo. Il forno trasforma una merce in un prodotto atto a soddisfare i bisogni umani. Se il forno viene condotto e gestito da esseri umani, il forno esiste in sé e su di esso si concentrano le aspettative degli esseri umani. In quel momento il forno concentra le linee di tensione degli esseri umani. E non è solo pane quanto esce dal forno, ma pane con l'energia vitale di coloro che concentrano le proprie aspettative e i propri bisogni su quel luogo nell'attesa di soddisfarli. Fornace trae ragione di essere dal fare degli esseri umani, del loro convogliare tensioni ed aspettative in quanto divenire del proprio fare. Quel fare produce una relazione fra l'essere umano e il pane. Il pane viene tolto dal forno dopo la cottura, dal forno giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, giorno dopo giorno, anno dopo anno, gli esseri umani soddisfano i propri bisogni, concentrando il loro fare sul forno. Giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, anno dopo anno, quel forno acquista coscienza di sé. Al forno non importerà nulla di bruciare il pane agli esseri umani, ma la coscienza di sé così formata, affinché gli esseri umani acquisendo l'attenzione e dilatando il sapere, non bruciando il pane, continuando a concentrare sul forno le loro aspettative per soddisfare i propri bisogni, e così facendo, alimentano lo sviluppo della coscienza di sé fornace. Ecco dunque fornace adorare Venere negli esseri umani. E questo era quanto avevamo già scritto nei libri pagani che stiamo distribuendo per chi, a chi interessa. Esseri di sola energia vitale nascono da temporali, terremoti e tempeste, si muovono a tentoni come ciechi e sordi, cercando la propria via. Esseri di sola energia, animati dal fare degli esseri umani, come da quello di ogni altro essere della natura, è cosa conosciuta all'interno del paganesimo politeista. Che cos'è lo spirito del lupo, oppure dell'orso, dell'alce, dell'oca, del cigno? Lo spirito degli altri esseri animali e vegetali è sia il loro stampo, cioè la matrice del divenuto della propria specie, il suo DNA se volete, ecco, sia tutti quegli esseri di sola energia vitale che, generati dalla sistematicità del loro fare, si nutrono della consapevolezza della specie che li ha generati e alimentano i percorsi di libertà di quella specie, in quanto questo permette loro di continuare a sviluppare la loro consapevolezza. Che cosa è uscito dal falò di Jesolo? Dal falò, quel falò mise assieme l'energia vitale, attraverso la quale una coscienza di sé ha preso forma. Una coscienza di sé che si è formata dal fuoco che bruciava e dall'intento perseguito dagli astanti, le loro emozioni e la loro volontà, i loro desideri e le loro passioni, in altre parole, la loro attenzione. Il fuoco ha fornito Gaia, l'energia vitale che le condizioni fanno vibrare e separare dall'inconsapevole che la circonda. Gli astanti hanno fornito Eros, l'intento, la direzione di sviluppo della coscienza che si stava formando. Qualcuno ha provveduto ad armare quella coscienza di sé della falce di Gaia affinché riaffermasse davanti al circostante il proprio diritto ad esistere. Dal falò di Jesolo è nata una coscienza di sé armata dell'attenzione di tutti i partecipanti. Quella coscienza di sé ha l'intento di sviluppo quale risultante dell'intento di sviluppo di tutti gli astanti. Dal falò di Jesolo è nata una coscienza di sé, armata di una volontà incrollabile che può costruire se stessa nell'infinito dei mutamenti. Mentre i celebranti guardavano il fuoco guardava i celebranti. I celebranti del falò di Jesolo hanno fatto la più grande operazione di magia che sia possibile fare, partorire una coscienza di sé di sola energia vitale, un possibile Dio. Questo è stato possibile perché gli astanti avevano sufficiente potere di essere per generare un possibile Dio. In alchimia
sono stati chiamati homunculis, ma gli alchimisti erano cristiani, dunque incapaci di riconoscere il divino dentro di sé, e figuriamoci negli esseri che li circondano. Cosa significa aver generato una coscienza di sé dal fuoco? Significa che quella coscienza di sé proseguirà nei suoi mutamenti, significa che quella coscienza di sé nutrirà di energia vitale i partecipanti, perché in questo modo i partecipanti aumenteranno la loro consapevolezza, la loro azione nel circostante, e questo aumenterà la consapevolezza della coscienza di sé che si è generata dal falò di Jesolo. Questo è quanto unisce quello che è uscito dal falò di Jesolo a quanto esce dai falò di Novruz. L'attenzione dei partecipanti al falò di Jesolo era un'attenzione di libertà, sia pur con tutti i limiti che hanno manifestato. Quanto esce dal falò di Novruz è il bisogno di liberazione da malattie che, anche se attaccano il corpo fisico, nulla hanno a che vedere col corpo fisico. È la richiesta di libertà dall'orrore dell'Islam. Solo gli dèi possono generare una coscienza di sé sufficientemente forte perché divenga oltre l'esistenza fisica da cui è stata generata, proseguendo nella propria sequenza di mutamenti. Dunque, almeno alcuni dei partecipanti ai riti di Jesolo hanno sviluppato sufficiente potere di essere per poter percorrere un sentiero di eternità. Allora, questa la ripeto ancora perché bisogna afferrare nell'interezza il significato. Dunque, almeno alcuni, e sono più della metà, dei partecipanti ai riti di Jesolo hanno sviluppato sufficiente potere di essere per poter percorrere un sentiero di eternità. Un sufficiente numero di individui era in grado di manipolare la propria attenzione. Un numero sufficiente di individui era in grado di costruire onde emozionali. Un numero sufficiente di individui e di dirigerle. Era in grado di cedere una parte di se stessi e rinnovarla attraverso l'energia che si manifestava attraverso il fuoco. Si potrebbe dire che dal falò di Jesolo è nata una ninfa di fuoco. Si può dire che una valchiria ha iniziato la sua cavalcata nell'eternità. Si può dire più semplicemente che è nata una nuova vita che si alimenta ed alimenta i partecipanti. In quale direzione alimenta i partecipanti? Nello sviluppo del loro potere di essere. Quale direzione hanno dato alla loro attenzione i partecipanti al rito di Jesolo? La rimozione degli ostacoli che bloccavano la vita. Hanno rimosso gli ostacoli emotivi della loro vita e li hanno gettati nella nuova coscienza di sé che stava nascendo. La nuova coscienza di sé ha imbracciato la falce di Gaia e con un solo colpo ha tranciato le palle ad Urano, si è liberata dalle scorie e ha detto ai presenti: io esisto e intendo esistere. Questo è successo durante il rito di Beltane, clan di Maggio Floralia, che abbiamo tenuto a Jesolo il 30 aprile del 2000. Era la prima volta che vedevo nascere le coscienze di sé dal fuoco, e coloro che hanno visto il fuoco nero ne hanno sentito il respiro. Fintanto che i partecipanti al rito di Jesolo continueranno nei loro intenti attraverso le loro azioni, saranno supportati da questa coscienza di sé. È come se avessero un alleato nei mondi della percezione, pronto a sussurrare loro che fare quando la ragione guarda smarrita e atterrita quanto non può descrivere. A volte l'aiuto può manifestarsi attraverso le bastonate sui denti, ma questo è un altro discorso. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'anticristo. E questo è quanto è successo a Jesolo. In pratica, a Jesolo abbiamo costruito un possibile dio, una possibile ninfa. E questo è stato possibile perché molti dei partecipanti hanno un Dio che cresce dentro di loro, ed è un Dio molto potente, è il Dio della determinazione nell'affrontare la vita. Bene, io con questo ho detto tutto. Per quanto riguarda i falò di Novruz,
i farò di Nowruz riconquistano l'Iran, era un vecchio articolo che vi ho letto del 17 marzo del 2000 tratto dal Gazzettino, e questi fatalità, questi farò di Nowruz, questi riti che vengono fuori dai magi, dal zoroastrismo, cioè dal zoroastrismo, si oppongono proprio a quelli che sono i riti, sono in contrapposizione a quelli che sono i riti del sacrificio di Abramo, cioè l'esaltazione della sottomissione di Abramo che va ad ammazzare il figlio per ordine del Dio padrone ed accetta di ammazzarlo. Poi è irrilevante che il Dio padrone lo abbia fermato. Bene, e a questa festa, la festa del sacrificio, la festa della sottomissione, si oppone la festa del falò o della purificazione, e che viene celebrata dagli iraniani proprio in questo periodo, cioè praticamente all'inizio della primavera. Praticamente i falò vengono fatti fra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera. Bene, sono falò di libertà, cioè la concentrazione dell'attenzione dei partecipanti di questi falò generano delle concentrazioni di energia vitale che alimentano i loro percorsi di libertà. È come se noi costruissimo una serie di suggeritori nel mondo della percezione, dei suggeritori che ci suggeriscono cosa fare, che ci indicano le possibilità, in contrapposizione agli spiriti neri, in contrapposizione a quelli che invece chiedono sottomissione, chiedono di essere messi in ginocchio, chiedono l'energia vitale degli esseri umani una volta stagnata, una volta che questi sono sottomessi. E questo modo di fare, questo modo di essere appartiene soltanto al paganesimo politeista. Quando intendo paganesimo politeista non intendo la filosofia stoica, non intendo la filosofia di Platone, non intendo la filosofia di Seneca, non intendo gli epicurei, cioè non intendo le formazioni filosofiche che sono comunque state generate dal paganesimo, ma intendo la relazione che c'è fra gli esseri umani e il mondo che li circonda, cioè fra ciò che noi siamo e il mondo che sta vivendo, che sta crescendo attorno a noi e che ci chiede di toglierci dalla posizione in ginocchio per ritornare all'interno del mondo. Questo fare è un fare completamente pagano, e i cristiani ne hanno una paura folle. Per esempio, io ho letto da qualche parte, adesso non vorrei sbagliare, ma penso di sbagliarmi poco, che c'è anche la costruire il golem, per esempio, cioè c'è questo mito di far nascere un demone, un golem, una potenza demoniaca che va a dominare gli esseri umani. No, la potenza demoniaca intesa in senso di sottomissione, in senso di distruzione degli esseri umani, è solo il macellaio di Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth. Cioè, è solo ciò che i cristiani hanno costruito. E hanno costruito con tutta una serie di mattoni che hanno prelevato dalla filosofia stoica, hanno prelevato dalla filosofia epicurea, hanno prelevato da Aristotele, hanno prelevato da Platone, hanno prelevato rubando le feste ai pagani, hanno rubato le pietre sacre, hanno distrutto i templi, hanno distrutto tutto ciò che portava l'essere umano a relazionarsi col mondo. Quando i cristiani hanno tolto la statua della vittoria al senato romano, in realtà non hanno semplicemente staccato una statua, ma hanno distrutto lo spirito per cui il senato romano viveva, cioè l'hanno distrutto per sottometterlo all'imperatore, cioè per sottometterlo al papa, cioè hanno distrutto quello che era il senso di una situazione civica, di una situazione civile, per distruggerla e sottometterla allo stupro che il Papa Romano ne faceva degli esseri umani. Cioè non hanno semplicemente staccato la statua della vittoria dal Senato, ma sono andati a distruggere quello che era la situazione civile, quello che era lo spirito, quella che era la divinità a Roma, che è un insieme fra Venere, Giunone e altre divinità, c'era cioè un sincretismo pagano che era la relazione fra il senso civico, fra il senso civile dello Stato e la vita quotidiana. Cioè il Senato, che per quanto fosse pattume, per quanto poteva essere corrotto, era comunque un'istituzione che aveva il compito di mediare all'interno del sistema sociale. Distrutta quella istituzione, non ci fu più mediazione, ci fu soltanto asservimento
a un macellaio, a un assassino, qual era il Papa Romano, qual era quello che metteva in ginocchio gli esseri umani. Poi un po' alla volta questo assassino, siccome era ingestibile, i Vangeli ufficiali, i Vangeli del Pazzo di Nazio sono ingestibili dal punto di vista umano, ha dovuto distruggere la cultura affinché nessuno li potesse leggere, ha dovuto distruggere scuole, ha dovuto distruggere tutte quelle che erano le strutture civili, e poi ha derubato Seneca, ha derubato gli stoici, ha derubato gli epicurei, cioè gli epicurei li ha combattuti veramente, ha derubato Aristotele, ha derubato quello che era il pensiero greco, l'ha stuprato perché l'ha trasformato attraverso delle tradizioni che facevano rabbrividire, delle porcherie in mani, per metterlo al servizio di un dio assassino. Pertanto gli uomini creano sempre degli esseri di energia, questi esseri di energia alimentano i percorsi degli uomini finché tanto che quegli uomini continuano quei percorsi, ma una volta che gli uomini cessano di seguire percorsi, dimenticano gli dèi, anche gli dèi non alimentano più il percorso degli uomini. È necessario ricordare gli dèi per continuare a chiedere, a costringere gli dèi, a incatenarli con catene di fuoco affinché alimentino il percorso degli uomini, affinché alimentino il percorso di libertà. Naturalmente il Dio e gli dèi che non vedono più arrivare l'energia degli esseri umani, non vedono più esseri umani che si trasformano in dèi, chiamano, urlano la loro voce, ma gli esseri umani sono diventati sordi alla voce degli dèi, conoscono soltanto l'orrore della sottomissione, l'orrore di mettersi in ginocchio, conoscono soltanto il terrore dei sacrifici umani, del battesimo, della sottomissione, di esseri umani adulti che sottomettono i loro figli. Bene, a Jesolo questo è stato spezzato. Naturalmente è una piccola spezzatura, probabilmente noi ci dimenticheremo di quel Dio, probabilmente ci dimenticheremo di quella coscienza, cercheremo di costruirne altre, oppure di alimentare quella coscienza, se quella coscienza continuerà, ma importante è che alimentiamo il Dio che cresce dentro di noi, è importante che ci sottraiamo dalla posizione in ginocchio in cui gli adoratori del macellaio di Sodoma e Gomorra vogliono tenerci, importante che rivendichiamo davanti al mondo il diritto di costruire noi stessi, come quella coscienza è venuta fuori, ha detto io esisto, e quando quella coscienza di sé ha detto io esisto davanti ai partecipanti, il sottoscritto si è preso tutto quello che i partecipanti avevano gettato nel fuoco, perché questa era l'operazione dell'uso della falce di Gaia per zompare i coglioni ad Urano. Cioè quando Crono taglia i coglioni ad Urano non è che fa una cosa malvagia, ma semplicemente riafferma se stesso davanti al mondo e il suo diritto a costruirsi come Dio e di non avere ostacoli nel costruirsi come Dio. Questo è ciò che è sorto, questo è il potere che è nato da Beltane, e questo potere andrà a svilupparsi e noi faremo in modo che continui a svilupparsi. Bravo. Visto che ho terminato anche abbastanza presto, ricordo i numeri di telefono di Radio Gamma, 049-700-700, 049-700-838. Ricordo che sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo. Bene, allora, cosa abbiamo di bello qui? Sapete che insegnare catechismo porta alla disperazione? Sapete voi che insegnare catechismo porta alla disperazione? Cioè, anche insegnare catechismo porta alla disperazione. Abbiamo un tizio che insegnava catechismo. Vediamo un attimino, anche perché sui giornali di oggi, sapete che non sono riuscito a fare rassegna stampa perché ne avevo una barca che non finiva più di rassegna stampa da fare. Allora, però ho comprato il giornale. Insegnante di religione si uccide gettandosi da un ponte. Beh, sicuramente qui verrà inquisito il vescovo. Uccidersi a 25 anni con un salto lungo 100 interminabili metri sotto gli occhi inorriditi della gente. Uccidersi perché non ce la fai più, dopo che per anni hai formato ragazzi e ragazze insegnando loro perché vale la pena di vivere la propria vita. Cioè questo non aveva neanche consapevolezza, neanche dignità di vivere la propria vita, non sapeva neanche guardare in faccia al mondo, era terrorizzato dal mondo, per i suoi motivi, per carità, sicuramente avrà avuto anche le sue buone ragioni.
però ha trovato questa soluzione. Ora è un problema suo, però quante cazzate ha seminato prima di suicidarsi, quanta gente ha aiutato a mettere in ginocchio prima di suicidarsi? Questa è la domanda che io mi faccio. Dopodiché, per i suoi problemi può solo dispiacermi. Boh, detto questo, continuiamo con un pochetta di rassegna stampa. Che rassegna stampa? Boh, quella vecchia, cioè quella che avevamo fatto e poi avevamo abbandonato. Perché avevamo abbandonato? Perché non sempre si riesce a fare. Sesso in auto non è più reato, la Cassazione ribalta la condanna inflitta a un uomo sorpreso con un trans, non si tratta di atti osceni ma di un illecito amministrativo. Qua il problema è questo, non è che non sia un reato fare sesso in auto, è un reato soltanto quando questo viene esposto, quando viene esposto alla pubblica visione. Però se uno si apparta per i fatti suoi non è assolutamente un reato in se stesso, anche perché ricordo che l'auto è comunque come l'appartamento, l'importante è chiudere i vetri. Vediamo un attimo, Grecia, censurato il libro blasfemo dal Gazzettino del 10 marzo del 2000. Atene, dopo 50 anni torna in Grecia la censura per blasfemia. Il tribunale di Saronico ha proibito il romanzo M all'ennesima potenza dello scrittore Mimis Androulakis, ex deputato. Pronto? Ex deputato, perché allude a un rapporto non puramente spirituale fra Gesù e la Maddalena. Beh, veramente ce ne sono tonnellate di questi libri in giro, hanno deciso di censurarlo. Vabbè. 10 marzo del 2000 dal Gazzettino, USA, scuse per le polizze sugli schiavi. Washington, prima della guerra civile americana le compagnie assicurative stipulavano polizze sugli schiavi a favore dei proprietari ed ora il gigante del settore Aetna Inc. ha chiesto scusa per il comportamento tenuto nel XIX secolo. Beh, l'abitudine di chiedere scusa fa veramente dal volta stomaco. Russia, passiamo al Gazzettino del 10 marzo del 2000. Russia, anatema sul codice fiscale. Il codice fiscale, un simbolo demoniaco. A proclamarlo non è stato un congresso di evasori fiscali, ma il sinodo della Chiesa ortodossa russa che mette i bastoni pastorali in mezzo alle ruote del governo di Mosca, che per combattere l'enorme evasione fiscale pochi giorni fa ha introdotto il codice fiscale. E il problema della Russia qual è? Il problema della Russia è che prima c'erano i servi della gleba, e i salvi della gleba venivano già rapinati di tutto il lavoro possibile e immaginabile. Poi con l'Unione Sovietica l'industria era di Stato, pertanto se l'industria era di Stato i proventi dello Stato venivano dall'industria, non era necessario mettere le tasse. Adesso invece che non è più così è necessario tassare i cittadini. E questo pesa un pochino, anche perché non esiste la condizione culturale e mentale per affrontarlo. Naturalmente la Chiesa ortodossa soffia sul fuoco perché gli fa bene. La conflittualità sociale, come a tutti i cattolici, fa molto comodo. Passiamo al Gazzettino del 16 marzo del 2000. Israele, Barak vuole la tortura legale. Israele non merita l'oltraggio di essere il primo paese ad ammettere per legge la tortura. Così il ministro della giustizia israeliano Yossi Beilin ha condannato la posizione del primo ministro Ehud Barak favorevole alla legalizzazione della tortura. Pensateci un attimino, questo qua ve lo lascio commentare a voi, a me dà semplicemente il volta stomaco, solo monoteisti possono fare questo. Cagliari, 16 marzo del 2000, Cagliari, il vescovo, pregate perché piova.
torno a ripetere, si ricordano di Giove Pluvio soltanto quando sono nella merda fino al collo, no? Blair, guerra alle zingare, il governo pronto a mobilitare polizia e magistratura contro le donne rumene, via le mendicanti dal centro di Londra. Cioè, questo modo di essere, questo modo di fare, è un modo di essere, un modo di fare prettamente cattolico, cioè prettamente cristiano. Qual è il modo per risolvere i problemi? Il modo per risolvere i problemi è costruire un bel campo di sterminio, o una galera se volete, o comunque cacciare, che significa sempre imprigionare. Esiste un problema di povertà, esiste un problema di condizioni di vita miserabili, esiste un problema di condizioni sociali miserabili, anziché rimuovere le condizioni sociali miserabili o comunque prendere sì dei provvedimenti contingenti, ma all'interno di un progetto strategico di rimuovere le condizioni di vita miserabili, si preferisce usare la galera, si preferisce usare la polizia, si preferiscono usare i campi di sterminio. Che differenza volete che ci sia dal punto di vista emozionale, dal punto di vista della tensione giuridica, fra il fatto di cacciare via le mendicanti dal centro di Roma oppure sopprimerle in un campo di sterminio, in una camera a gas? In realtà non esiste nessuna differenza, un passo prevede il seguito, cioè prevede l'altro. Cioè, se non si cambiano le condizioni di vita, Blair non farà altro che costruire i campi di sterminio, così ci metterà dentro tutti gli accattoni e li metterà in camere a gas e li ammazzerà. Il problema è un altro, il problema è che va risolto quelle che sono le condizioni sociali che producono questo. Cioè bisogna togliere all'interno del sistema sociale il concetto che gli esseri umani siano degli schiavi. E quando uso il termine schiavo non intendo il termine schiavo a catene come qualcuno c'è nella testa. Schiavo è colui che è costretto a subire delle condizioni e non ha il sistema culturale, la formazione culturale per uscire da quelle condizioni. Cioè, è quello della bidonville che vive a San Paolo potrebbe tranquillamente uscire dalla bidonville e andare a vivere nella foresta, tanto morire di merda a San Paolo, morire nella foresta è la stessa cosa. Il problema è che non ha neanche la condizione mentale, neanche la condizione culturale di poter dire io vado a sopravvivere nella foresta. Cioè io posso fare questa operazione, cioè questa operazione mentale, vabbè, vo a costruirmi una capanna nella foresta, ma chi vive nella bidonville a San Paolo non ha semplicemente la miseria perché non ha i soldi per comprarsi la casa, ma vive quella miseria culturale che non gli permette neanche di concepire il fatto che si possa uscire dalla bidonville. È chiaro questo? Naturalmente queste persone sono schiave, nel senso che sono dei perfetti consumatori e sono dei perfetti prestatori di manodopera a basso costo. E per manodopera a basso costo non intendo soltanto le persone che vanno a lavorare alla Fiat, ma intendo anche quelli che spacciano eroina, quelli che fanno rapine, quelli che vanno a fare gli accattoni, quelli cioè che vanno a coprire tutti quei settori dell'economia, perché anche questi sono settori dell'economia che mantengono in piedi uno Stato, tanto per essere chiari, vanno a coprire, chiaramente uno lo fa volontariamente, mica lo ha costretto, lo ha costruito solo le condizioni culturali affinché quello vada a fare rapine, vada a fare accattone, vada a spacciare eroina, vada a fare pezzo di merda. Cioè, gli hanno costruito le condizioni culturali per ottenere l'adesione a quelle condizioni. È chiaro questo? E questa è la schiavitù, cioè la schiavitù è sempre una schiavitù prima di tutto culturale. Stiamo parlando sempre del 2000, non stiamo parlando della Grecia antica dove gli schiavi andavano a Roma a insegnare, che è un altro tipo di rapporto economico, non era lo schiavismo di adesso, sono due cose diverse. Non c'è nemmeno, dico, la cultura per riuscire ad allontanarsi da quelle che sono le condizioni di merda in cui le persone stanno vivendo. E Blair sta giocando sporco, Blair, ma dico Blair, ma vale per tutti, non, è irrilevante, vale per Jospin, vale per Aznar, vale per la Germania, vale per gli Stati Uniti, vale per tutti, è irrilevante, specialmente quando ci sono manifestazioni un po' sciccose, addirittura vengono addirittura arrestati gli accattoni spesso.
Bene, dico, anziché rimuovere quelle che sono le condizioni di vita e migliorarle, che non è possibile perché il sistema economico è fatto in modo tale che deve esistere il rapinatore, deve esistere il mendicante, deve esistere la prostituta, magari si persegue, si dice guarda che schifo che fa le prostitute nere al fianco delle strade, però se non fosse le prostitute nere al fianco delle strade non si muoverebbero quei 10-15 mila miliardi che fanno funzionare un settore dell'economia, alla facciaccia del puritanesimo e alla facciaccia della moralità di merda che hanno queste persone. Bene, Blair con la guerra alle zingare non ha fatto altro che fare esattamente la stessa cosa dei campi di sterminio, che non è la stessa cosa dal punto di vista giuridico, ma è mettere in moto le stesse forze, le stesse tensioni che hanno portato a fare i campi di sterminio. Cioè, anziché rimuovere quelli che sono gli ostacoli culturali, quelli che sono gli ostacoli di vita, quelle che sono le condizioni di vita delle persone, preferisci usare la polizia per risolversi dei problemi che in realtà non li risolve, semplicemente li sposta un po' più in là, cioè li rifila ad altri. E andiamo avanti. Cosa abbiamo qui? Svezia, Scientology, comunità religiosa. Scientology è stata promossa dalla Svezia al rango di comunità religiosa, nessun problema. Saltiamo la festa del sacrificio di cui vi ho già parlato. USA, nei segreti di una mosca il futuro genetico dell'uomo. Vi ricordo che la nostra struttura genetica non è altro che una costruzione per sedimentazione di strutture genetiche più piccole o diverse che mettono in moto geni o parti della struttura genetica. Pertanto noi non siamo assolutamente diversi da altri animali, cioè ogni concentrazione fisiologica, ogni concentrazione fisica all'interno della natura non è altro che uguale ad un'altra, cioè semplicemente noi usiamo geni, noi usiamo adattamenti, noi abbiamo costruito qualcosa di diverso dalla mosca, ma non è che siamo più avanti della mosca, queste sono solo più illusioni che hanno alcune persone. Cosa abbiamo? Allarme rientrato, svaniti i pellegrini del Giubileo. Questo è del 24 marzo del 2000. I nuovi dati elaborati da Atala indicano che non ci sarà l'invasione. A portare le folle in laguna saranno i ponti primaverili. Questo è della Nuova Venezia ed è del 24 marzo. Abbiamo visto come è andata a Roma per il primo maggio e come sta andando il Giubileo, cioè effettivamente è stato un fallimento. Andiamo avanti. Polemica alla conferenza della protezione civile a Orvieto. 8 membri del governo invitati, neanche uno presente. I ministri snobbano i volontari. In realtà i volontari hanno fatto delle grandissime porcate, ma delle grandissime porcherie. Credo che sia dell'altro giorno il ritrovamento di altri sacchi della Croce Rossa contenenti vestiario e contenenti indumenti praticamente nuovi dati per aiutare chi non aveva necessità. Naturalmente sono finiti nelle immondizie e sono finiti nelle mani della mafia, o forse neanche della mafia, semplicemente buttati via, nient'altro. Catania è accusato di violenza sessuale e usura. Il paese siamo con lui. Via il parroco a luci rosse, ma lui si barrica in canonica. Dalla Repubblica del 25 marzo del 2000. Beh, fate un po' voi. Ormai tutti i cristiani pensano alle persone come oggetti di possesso. Loro interessa soltanto possedere gli individui sono solo merce di cui loro si servono per i loro tramacci. La stessa gente che è andata al concerto del primo maggio si è trovata nelle condizioni in cui dopo aver camminato ore sotto il sole gli hanno sequestrato le bottiglie d'acqua perché erano pericolose e li hanno lasciati entrare nel recinto delle bestie dove passava Wojtyla, costretti a ricomprarsi dentro l'acqua. Cioè solo ai cristiani viene in mente di far soldi in questo modo, solo ai cristiani. Roma, la Nuova Venezia del 25 marzo del 2000.
I giudici hanno respinto l'istanza di un uomo, una sentenza della Cassazione. Cassazione, il papà naturale conta meno di quello legittimo. Te credo. Cioè, il padre, dal punto di vista sociale, il padre conta soltanto per le cure che dà il figlio, cioè è padre colui che cura il figlio. Dal punto di vista genetico è irrilevante, cioè anche se uno ha messo lo sperma per fare un figlio è tale nella misura in cui lo conduci a costruirsi nella vita e lo conduci con le tue forze, con le tue capacità, facendo del tuo meglio se ti riesci, dopo se fai il tuo peggio sono fare i tuoi, per cui questo è il padre. L'altro, vabbè, si è fatto una scopata con la donna, però è finita là, cioè non è un padre, è semplicemente uno che ha fatto una scopata. Magari anche bravo. Bene, lo stesso articolo è del Gazzettino del 25 marzo 2000, sentenza della Cassazione, il padre naturale non ha diritti, un figlio legittimo non si discute. Chi è che può discutere il figlio se è legittimo o non è legittimo? Il padre innanzitutto naturale, cioè il padre che lo mantiene, che ha legami familiari, la madre eventualmente, e il figlio può discutere se è legittimo o non è legittimo. È la persona esterna, la persona che non so, non può discutere, se non può pretendere dei diritti. Passiamo al Gazzettino del 25 marzo del 2000. La scuola fa malissimo e produce aggressività. Purtroppo nella scuola si riversano quelle che sono le tensioni e le contraddizioni della vita sociale. Le tensioni e le contraddizioni della vita sociale si riversano anche nella scuola. Finché nel sistema sociale non ci sono esseri umani che si costruiscono, che costruiscono il loro sapere, la loro consapevolezza, che imparano a prendersi nelle proprie mani la responsabilità della loro vita, i figli cresceranno ad immagine e somiglianza di questo. Per cui da un lato ci saranno figli di esseri umani che si prendono nelle proprie mani la responsabilità della loro vita e dall'altro lato ci saranno gli irresponsabili che saranno quelli abituati a mettersi in ginocchio. Questa contraddizione ci sarà sempre, perché il mettersi in ginocchio non è soltanto mettersi in ginocchio dal punto di vista religioso, è anche il non coltivare il proprio sapere, la propria conoscenza, per cui aderire a una struttura di stupidità e aver bisogno di alimentare una struttura di stupidità, perché quella struttura di stupidità garantisce il fatto che tu non sei semplicemente l'imbecille stupido, ma sei parte di un gruppo, sei parte di un insieme e quell'insieme giustifica il tuo essere stupido. Pertanto le persone che invece vanno a costruire sapere, vanno a costruire conoscenza, vanno a costruire consapevolezza, si troveranno sempre a dover combattere con gli idioti, i quali non gliene frega niente di costruire sapere, conoscenza e consapevolezza, e andranno anzi a creare problemi e creargli casini, perché in questo modo salvaguarderanno e giustificheranno la loro stupidità. E questo è una cosa che andiamo sempre. Bon, io con la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo per oggi mi fermo qui. Vi ho raccontato quello che è successo a Jesolo e vi ho raccontato quello che sta succedendo in giro per il mondo. Anzi, veramente in giro per il mondo c'è una riscoperta generale di quello che è il paganesimo e c'è una riscoperta generale di quello che è l'orrore cristiano e la distruzione del sistema sociale umano. Naturalmente le cose crescono lentamente, crescono a poco e si costruiscono lentamente, si costruiscono a poco. A noi ci importa che le cose si modificano e nel modificarsi le cose mettiamo noi stessi, mettiamo la nostra capacità, mettiamo il nostro esistere, mettiamo le condizioni attraverso le quali andiamo a costruire la vita. Bene, io a questo punto chiuderei qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. Il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera. L'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza. Io ho quasi terminato di fare le trasmissioni sul mobbing. La prossima trasmissione chiuderò il discorso sul mobbing e apriremo altri discorsi che non so se aprirò il commentario ad Esiodo o se
cominceremo a parlare delle colonne del cielo come dei, cioè il crogiolo dello stregone fatto da dei che manipolano la loro attenzione, i loro cammini di libertà e aiutano gli esseri umani a costruire se stessi, perché questo aiuta loro. Boh, grazie per l'ascolto e a risentirci a giovedì prossimo con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Ciao e a risentirci.